Caproni, eh, sai benissimo che è finita la seconda guerra mondiale, azienda aeronautica, grande esperienza, grande tecnologia, mh, maestranze di primo ordine, eh, ha convertito la sua produzione in motociclette. Un successo laboroso e straordinario è stato il Capriolo 75, che praticamente non è altro che eh, le, il precursore di questo modello, in quanto in questo modello il Capriolo ha voluto eh, arrivare al... Al pezzo, eh, diciamo così, alla punta di diamante della sua produzione. I numeri di queste motociclette li vediamo stampigliati anche su questo motore 321, ma non credo che sia arrivato oltre 500 pezzi e, Io ne ho viste, mi ricordo negli anni 70, eh, un amico qua di Rubiera ne aveva una, poi eh, so che ne ha un, un altro collezionista di Rumi Migliacci a Traversetolo. E, ne ho visto un altro, cioè per cui in quasi 40 anni di, diciamo così, di onorata attività motoristica sono pochissimi i pezzi che sono sul mercato presenti. Ora vediamo descrivendola che ha una bella forcella telescopica e il classico osservatorio che viene appoggiato su questo telaio stampato e un blocco motore molto bello perché è tutto... Compatto chiuso. L'unica cosa strana che vedo è questo carburatore nascosto là dentro. Beh sì, questa è una prerogativa della motocicletta e delle, delle BMW, delle motociclette tedesche in genere, che il loro carburatore li nascondono sempre per eh, toglierlo da quelle che sono polvere, fango, qualsiasi altro elemento esterno che potrebbe essere ingurgitato dal, dal carburatore stesso. Ecco il perché di quella eh, copertura in alluminio che lo tiene riparato. Probabilmente un derlotto di 18, niente di straordinario, però... Eh, come costruttiva l'idea era di riparare il carburatore. Una cosa interessante che poi sul 75 Capriole è stata portata su questo sono le camatazza che è un particolare sistema di distribuzione. In questo caso è stata portata sul, su questo bicilindrico e naturalmente svolge il suo compito e, egregiamente in quanto e, tutti ricordano le, le strepitose vittorie del Capriole 75 nelle grandi gare di durata e di fondo che si svolgevano in Italia in quegli anni. Eh, il resto, la motocicletta mi ha detto che mh, ha trovato difficoltà nel, nella frizione, in quanto anche se è pur sempre una frizione a dischi multipli, eh, il, lo, il, il loro montaggio è abbastanza complicato perché è effettuato nella parte posteriore eh, seguendo uno schema eh, teutonico. Per il resto eh, il telaio eh, è un doppia culla chiusa, stampata, che naturalmente è una prerogativa del... Nelle motociclette tedesche il restauro, come vedi, è stato effettuato molto bene, la verniciatura è molto azzeccata, anche la caratteristica di questa motocicletta, è appunto 150, che era il modo in cui si presentava, non era 150 tutto un pezzo, ma 100 e scritto in lettere i 50 in numeri come vediamo sul eventi. certo, quella era una, una caratteristica di questa motocicletta ripeto, ehm, per il resto eh, cerchi in alluminio ha delle ruote di 17 sia sull'anteriore che sul posteriore 250, frenatura centrale anteriore e posteriore il, ehm, questa motocicletta sviluppa 7,5 cavalli ehm, 5600 giri per 95 km l'ora quanti rapporti al cambio? A quattro marce, a pedale e naturalmente l'avviamento, nota che si distingue dalle altre motociclette nostre che siamo abituati a vedere, è laterale, montato come sui BMW e sui R25. Mentre per i 75 c'è stata una lunga vita... Nel campo delle competizioni e ha saputo accogliere una serie di vittorie. Questo mi pare che per quanto riguarda lo sport non ha avuto niente a che fare? No, questa era solo um, nell'azienda nella, nell Caproni un modo di presentarsi al, alla pubblica opinione, ai motociclisti in genere, con un, un mezzo eh, di qualità superiore e, eh, oltre che bicilindrico, anche di una cilindrata superiore ai 75 e ai 100 che erano eh, le produzioni normali di azienda. Trovarne è facile, o difficile... Ma direi che è quasi impossibile. E le quotazioni mi risulta sono anche piuttosto sostenute? Ma non, non saprei dirlo perché cioè, i, costi, i costi di restauro so di certo anche per, per tasca mia che sono lievitati enormemente. E chiaramente l'acquisizione di un pezzo di questo, di questo calibro comporterà un certo sborso di denaro.